dopo c'è sempre. Se vedete le statistiche, quest'anno 800 capi, l'anno prossimo 1200 capi e poi 2004. Ma sono alcuni numeri che uno dovrebbe anche farsi delle domande e darsi delle risposte. Attualmente viene utilizzato il sistema di destra. C'è la nutria. Ah, che schifo, topo gigante. Vabbè, non è un topo, è un castoro. Allora cosa si fa? Beh, c'è la nutria, fa paura, la gente si lamenta, facendo abbattimenti. I risultati sono scarsi, non si risolve il problema, l'anno dopo si ripresenta, nutria, abbattimenti, eccetera, eccetera. Tanto le solite lobby ci guadagnano e la natura no. Quello che proponiamo è, intanto iniziamo a conoscere l'animale, perché gli unici studi sono quelli fatti sulle carcasse abbattute. La nutria è lunga così, pesa così, ha questa epidemiologia, va bene, ok. Facciamo dei censimenti e dei monitoraggi, perché prima di iniziare a fare qualunque tipo di intervento è bene sapere da dove io parto e cosa voglio ottenere, mentre non si fanno mai dei censimenti per le nutrie. Cioè, meglio parlare di stime, perché il censimento è quasi impossibile, nessuno può sapere quanti numeri ci sono, quindi si fa una stima. Si sceglie la strategia, si utilizzano i metodi ecologici e le esperienze sono prevalentemente positive, stimate quello che si utilizza negli altri paesi. Così che possiamo poi incrementare ancora, come dicevamo prima, virtuosamente, una miglior gestione faunistica. Ma quali sono questi metodi alternativi? Ebbene, abbiamo tre categorie: la gestione ambientale, l'ingegneria naturalistica e il controllo della fertilità. Per quanto riguarda l'ingegneria ambientale, ci sono già dei precedenti in Italia, Mantova e Rovigo, ma anche in Emilia Romagna, le reti antinutria e antigambero. Ovviamente non sto dicendo che dobbiamo per forza mettere reti su tutti gli argini, ma in quei casi dove il problema è sentito, conviene, è un investimento a lungo termine, anche perché queste reti durano veramente tanti decenni e favoriscono anche la ricolonizzazione di specie magari autoctone. È facile da mantenere e si tratta semplicemente di manutenzione, voglio dire, se io ho una macchina e ho le gomme lisce e faccio un incidente creando anche problemi, non è che la colpa del gommista, sono io che devo mantenere la macchina a posto. Stessa cosa per quanto riguarda consorzi di bonifica e proprietari terrieri. Hanno dimostrato questi studi di particolare insieme a Ispra che, vedendo prima la frequentazione del sito, prima delle reti e dopo le reti, ovviamente è palese, però quanto sono tanti che lo dimostrano, la nutria non ha più scavato, perché non riesce fisicamente a farlo, e semplicemente si è spostata, perché all'agricoltore alla fine interessa solo che il danno sia minimo, anche perché io sono più mestre biologo, ho fatto perito agrario. Lo sa l'agricoltore che quando semina ha sempre una perdita fisiologica, le piantine quelle vicino ai bordi, perché sono più soggette alle intemperie, eccetera, eccetera. E poi da che mondo è mondo l'agricoltura ha sempre convissuto con la fauna selvatica, c'è poco da fare. Altro metodo è il controllo della fertilità, con cui io sto collaborando nel mio comune, e finiremo la primavera l'anno prossimo. Si tratta semplicemente di sterilizzare l'animale in siti ovviamente facilmente monitorabili. L'animale riesce, l'operazione è fattibile, maschi e femmine, e gli individui liberati nello stesso posto difendono la tana dagli altri, perché l'obiettivo qual è? Come con i coyote, come con altri animali, è che nel medio e lungo termine questi individui tenderanno, ovviamente non riprodursi, c'è poco da fare, e manterranno il numero costante, poi col tempo, a causa del ricambio ovviamente generazionale, il numero comunque diminuisce. Ma in questo modo, dato che la nutria può vivere 4-6 anni, tu fai un investimento e lo puoi fare una volta ogni 2 anni, e per l'amministrazione è un buon compromesso. Con questo metodo inoltre tu hai anche un monitoraggio, perché animale tipo, hai anche un monitoraggio sanitario del luogo, e puoi anche studiare la sua interazione con l'ambiente. Per esempio, l'esempio dei castori. I castori in Sud America, il castoro nordamericano, quello con la coda piatta, è stato importato anche in Sud America, è sempre buono che c'è lo zampino, e per le pellicce, eccetera, eccetera, e crea le dighe. Piccola parentesi, in realtà il castoro fa le dighe e si chiama ingegnere ambientale, perché lui crea un nuovo ecosistema, è anche più ricco rispetto a dove era prima, ma questa è una piccola parentesi. Cosa facevano per debellare il castoro? Dinamite nelle righe. Non è uno scherzo, usavano dinamite per far saltare il castoro e ucciderli. Solo che avevano scarsissimi risultati. Il castoro, lo sappiamo, appena c'è un danno va subito a rimettere la riga a posto, anche perché non riesci mai a uccidere tutti gli animali, come ho detto prima. Allora cosa hanno pensato? Visto che non ce l'hanno fatta, beh, forse era meglio mettere un tubo, una piccola opera idraulica per favorire lo scorrimento dell'acqua e sterilizzare
come potete vedere, ora con questo logical contro lo fermenti, gli animali hanno risolto. Arrivo alla conclusione. Ci sono altri metodi, questo è quello che io chiamo un conto funzionale. Non voglio entrare nei dettagli delle marche, eccetera, quanto riguarda la parte politica dell'agricoltura, però in Sud America non hanno problemi di nutria, la nutria, ma non hanno problemi di impatti, perché loro lasciano 5-10 metri di incolto. Se vi ricordate, la tana può essere lunga anche 3 metri circa, e quindi già 5 metri copre il problema della destrutturazione dell'argine. Inoltre favorisci la crescita di essenze spontanee, aumenta la biodiversità, perché essenze spontanee favoriscono anche la presenza di insetti, che a loro volta richiamano tigri, rettili, uccelli. Gli uccelli entrano anche nella lotta biologica, quindi avere tanti uccelli che mangiano insetti favorisce anche un controllo delle colture e una valorizzazione ambientale. Per esempio i corridoi ecologici, tanto mare nelle zone umide, favorisce tutto ciò. Bene, i metodi ci sono. Un'ultima cosa, ne approfitto perché vorrei farvi vedere, e finisco, trovo il cursore. Allora, quello che vi mostrerò ora è un trailer di un documentario che si chiama The Invasion. Degli amici di Mantova, una società di video, sta facendo insieme a me un documentario sulla nutria a livello italiano, un documentario critico, quindi fa vedere il punto della situazione di questo animale. E riguarda anche le specie alloctone in generale. È un documentario naturalistico d'inchiesta che pone in evidenza tutte le controversie legate alla gestione di questa specie mediante piani di abbattimento cruenti, estremamente costosi e inefficaci nel lungo termine. Si tratta di una produzione indipendente. Chiediamo il vostro sostegno affinché il documentario possa essere ultimato, ci siamo perché a fine anno verrà ufficializzato, e divulgato. Partirà a breve una campagna di crowdfunding, cioè raccolta fondi online, in cui ciascuno potrà contribuire. Il sito è theinvasion.it, qua potete prendere i volantini, e vi chiediamo di informare le persone, contrastare gli assurdi pregiudizi riguardanti le nutrie. Buona visione. Parte vero, sì. Come se fosse un topo, ecco, un grosso topo. C'è VLC qua come lettore? No, ma benissimo, questo si vede. Ah, scusa, perché io qua non lo vedevo, scherzavo. Piaciuto, non scherzavo. Come se fosse un topo, ecco, un grosso topo. Secondo me è stato un brutto esperimento che hanno fatto all'inizio, mm-hmm. E non dovevo fermare loro. Sono grosso, un grosso. Come Wii. Combinano i grossi guai andando a rompere le rive dei fossi. L'introduzione di una specie all'ottone è purtroppo un fenomeno sempre più comune, sta diventando una vera e propria piaga in molti contesti del nostro pianeta. Però la risposta a questa preoccupazione può essere molto diversa. Tanta gente scrive sui giornali, si lamenta, va dal pubblico amministratore, allora si accende il problema. Io credo che ho catturato con gli altri, uccide con una pistola ad aria compressa. Un abbattimento, diciamo, piuttosto indolore nel confronto delle nutri, ecco. Non lo fa vedere. Non lo fa vedere. I piani di limitazione, oltre ad essere attentamente valutati, fin dalle prime fasi, fino alla fase progettuale, devono essere modificati in corso d'opera, perché le proporzioni tendono a resistere a questo tipo di limitazione. Quando il livello di guardia si abbassa, perché il problema è parzialmente in gran parte risolto, diciamo, si tende a basta mollare. È stata fatta una valutazione del costo della gestione della nutri in Italia dal 95 al 2000 e corrispondeva a 14 milioni di euro, quindi una cifra notevole. Stiamo attuando un progetto di sterilizzazione della nutria. Questo metodo è attualmente in fase di sperimentazione e la tecnica che stiamo utilizzando è la prima volta al mondo che viene usata su questa specie animale. Tutte le nostre soluzioni tecniche che proponiamo, tra cui anche quelle per l'antinutria e antigambero, sono caratterizzate da questa rete di torsione con un rivestimento plastico. Non ci possiamo niente. Il Taro ha detto che non possiamo passare. Vivono e lasciano vivere. Intanto rischiaccio di storia anche io.
Lui è quindi un esemplare di nutria che è stato salvato da una morte sicura. E io per la prima volta ho avuto modo di anche studiare da vicino, oltre che salvare questo animale, e ho imparato molto da lui.